La più antica fra quelle che ci sono pervenute integralmente. Non solo, ma è anche l'unica di tutto il teatro greco di argomento storico. Risale al 472 a.C. e diciamo il nucleo centrale è l'invasione, la seconda guerra persiana, cioè l'invasione dei persiani per terra e per mare nel territorio della Grecia. Il momento apicale di questa invasione è la battaglia di Salamina, che avviene nel 480, quindi 8 anni prima appunto della rappresentazione della tragedia. Salamina non è la battaglia più importante. Non è neanche quella determinante ai fini della sconfitta definitiva dei persiani. Ce ne saranno altre poi. Ma è sicuramente quella risolutiva per la difesa della libertà della Grecia. Il merito della vittoria va soprattutto agli ateniesi, i quali abbandonarono la città al saccheggio dei persiani, che dopo le Termopili sostanzialmente non incontrano più resistenze, ma scendono verso la pianura e verso appunto Atene, e si rifugiano a Salamina. Si rifugiano a Salamina obbedendo, diciamo, a quel oracolo che avevano consultato, il quale diceva che la loro difesa sarebbe stato un muro di legno. Ma attenzione, il muro di legno non era, come qualcuno aveva pensato, non erano le barricate sull'Acropoli, ma piuttosto quella flotta che soprattutto la lungimiranza di Temistocle aveva contribuito a potenziare, a sviluppare proprio nella prospettiva di uno scontro navale. Le affinità, diciamo, le analogie tra il passato e la nostra attualità, il nostro presente, sono abbastanza evidenti. Anche se storicamente possono apparire improprie. Da una parte, un grande impero, se vedete sulla mappa, un impero che è partito, diciamo, dall'altopiano iranico, si era espanso poi verso est, verso nord-est, arrivando grosso modo alle attuali Turkmenistan, Uzbekistan, e poi verso l'Indo, il fiume Indo, e a ovest, bacino dell'Eufrate del Tigri, penisola anatolica ed Egitto, a fronte della Grecia. Non era uno stato la Grecia, come tutti sanno, ma era piuttosto un insieme di piccole polis, tra le quali spiccava la città di Atene, una giovane democrazia, ma una città tumultuante, diciamo, perché una città che vantava nuove forme di arricchimento, nuovi commerci con al centro il porto del Pireo, e una città appunto che trova la forza e gli ideali per affrontare appunto questa situazione. È anche il primo scontro fra Oriente e Occidente, ma non è uno scontro di civiltà. La parola barbaro con cui venivano apostrofati i persiani non ha un'accezione di inferiorità, piuttosto il significato negativo è da collocare nell'ambito del dualismo
dispotismo, democrazia, libertà e schiavitù. La tragedia inizia con l'entrata del coro, che è costituito dai dignitari di palazzo, dagli anziani, gli unici che sono rimasto a Susa, la capitale, insieme alla donna, perché tutti i giovani, non solo di Susa ma anche delle altre città dell'Asia, sono partiti al seguito di Serse per appunto invadere la Grecia. Tuttavia Eschilo, diciamo che presenta l'evento in una prospettiva rovesciata, cioè non è il trionfo di Atene quello che importa, è piuttosto il dolore dei vinti. Il dolore dei vinti che si dipana nel corso di tutta quanta la rappresentazione. All'inizio il coro, davanti alle porte di Susa, rievoca l'opulenza persiana e la grandezza smisurata di questa impresa, che il poeta poi renderà con metafore molto eloquenti. L'onda invincibile, il gregge divino. Ma l'assenza di notizie, che perdura da troppo tempo, naturalmente induce a presagi sinistri. Cresce quindi quest'ansia di attesa, che è quasi un'anticipazione degli eventi futuri e corrisponde a una precisa scelta drammaturgica, per cui l'evento tragico non è mai qualcosa di imprevisto o di improvviso, è piuttosto un processo che comporta un'elaborazione di frammenti di conoscenza che si compongono poi in un quadro esaustivo finale verso la conclusione, e in questo iter verso la catastrofe finale hanno un preciso ruolo premonizioni, presentimenti e anche, come vedremo, il sogno. Dice il coro: il fiore dei guerrieri se n'è andato. Il fiore, certo, richiama la giovinezza di questi soldati, di questi uomini, ma nella poesia il fiore è molto spesso la metafora del fiore reciso, che indica quindi una morte prematura. Ecco quindi che già in queste parole l'esercito celebrato per la sua forza in realtà rivela tutta la sua fragilità, come lo stelo di un fiore. Ecco l'entrata del coro con la voce di Jacopo ed Elena. Tale fiore di uomini dalla terra di Persia se n'è andato. L'Asia intera che li ha cresciuti li piange con acuto rimpianto. Genitori e spose, nel computo dei giorni, paventano un tempo che si allunga. L'armata regale che devasta città già è passata alla terra vicina della sponda opposta, dopo aver superato su zattere legate da funi di lino lo stretto della Tamantide Elle, una via dai molti chiodi, avendo gettato qual giogo sul collo del mare. L'impetuoso sovrano dell'Asia, molti abitanti contro tutte le terre, per due vie sospinge un gregge divino, fiducioso in capi severi, guide sicure sulla terra e dal mare. Lui, di stirpe nata dall'oro, mortale, simile a un dio. Fosco, volgendo lo sguardo con occhi di drago, bramoso di sangue, ricco di uomini e navi, sospingendo un carro di Siria, guida contro uomini, lancia illustre un Ares, prode con l'arco. Nessuno
è in grado, contrastando una grande fiumana di uomini, di trattenere con solide mura l'invincibile onda del mare. Indomito è infatti l'esercito dei persiani, animoso il suo popolo. Viene rievocato l'atto compiuto da Serse, cioè il passaggio dell'esercito sullo stretto dell'Elesponto, oggi sarebbe lo stretto dei Dardanelli, attraverso un ponte di zattere inchiodate l'una all'altra, che permettono il collegamento tra le due sponde, quella asiatica e quella ellenica. Serse ha giogato il mare. Il mare da Eschilo non viene chiamato Elesponto, viene chiamato il mare di Elle Atamantide, cioè il mare di Elle, figlia di Atamante, che annegò in quel mare per sfuggire alle violenze della matrigna. Questo per dire che per i greci il mare è qualcosa di, ha un'anima, è qualcosa di divino, di sacro, è inviolabile. E Serse ha messo il giogo sul mare, come si aggiogano gli animali dopo averli domati. Ha unito ciò che il mare aveva tenuto separato, violando così una legge che è sacra. A questo punto c'è una riflessione e l'autore stesso si dissimula nel coro. Quale uomo può evitare il subdolo inganno del Dio? Chi mai con rapido piede dominando un agevole balzo? Chi sa frenare il salto che il piede dell'uomo può fare? Cioè, chi è in grado di frenare il salto, di frenare l'agilità del piede che supera facilmente il limite, ma non sfugge alle lusinghe di Ate. Ate è la dea dell'accecamento, è una divinità, è quella divinità che impedisce di discernere, di concepire la natura trasgressiva del superamento di quel limite che l'agile piede può fare. I greci usavano il termine ibris. Ma quale uomo mortale sfuggirà all'inganno astuto del Dio? Chi mai con rapido piede dominando un agevole balzo? Infatti Ate benigna blandisce nelle reti un uomo da dove non è dato a un mortale sottrarsi d'un salto. Per volere del Dio, infatti, Moira ha dominato in antico e impose ai persiani di attendere a guerre che distruggono rocche, a tumulti di carri in battaglia e a rovine di città. Ma essi impararono a contemplare il sacro spazio marino d'immensa distesa che imbianca al vento impetuoso, fidando in funi sottili e in congegni passaggio d'uomini. A questo punto entra in scena la regina Atossa, madre di Serse e moglie del defunto re Dario. Non viene mai nominata con il suo nome, è sempre la regina. La sua entrata rende ancora più inquietante questa attesa e il presagio di un imminente disastro, perché lei racconta un sogno e dice di aver appunto avuto questa visione durante la notte. Due sorelle
della stessa stirpe, una in abbigliamento persiano, l'altra in abiti greci, aggiogate a un carro. Ma una è docile, l'altra recalcitra, al punto tale che rovescia il carro e con esso anche il re Serse. La regina ha timore. Apro una parentesi. Questo sogno non è più il sogno oggettivo che abbiamo visto nell'Iliade e nell'Odissea, quando era la divinità stessa che durante la notte si presentava al dormiente per dare dei suggerimenti o per imporre evidentemente delle prescrizioni, no? Le teorie del V secolo sono le teorie filosofiche del V secolo sono una testimonianza di una maggiore consapevolezza che l'uomo ha dei suoi processi cognoscitivi. Il sogno quindi è da intendere, e Eschilo già lo intende così, una manifestazione della sfera inconscia, cioè di quella parte della psiche che è irraggiungibile alla ragione. È rappresentato come una figura alata nell'iconografia ed è di fatto un messaggero, come lo sono gli spettri. Difatti la parola eidolon può significare sogno, ma anche spettro. Naturalmente il linguaggio onirico deve essere interpretato e il sogno turba profondamente la regina, che viene però confortata dal coro, e il coro consiglia a lei di recarsi sulla tomba di Dario e di rivolgere preghiere al re come a una divinità benevola, una divinità apotropaica, perché tenga lontano il male dai persiani. Ma a questo punto entra in scena il messaggero che porta finalmente la notizia tanto attesa e tanto temuta. Il messaggero è un personaggio che appartiene a tutte le tragedie greche. Non ha un nome, Angelos, messaggero, nunzio, ma una funzione importante, quella cioè di stabilire un rapporto tra la limitatezza spaziale e temporale della scena e altri tempi, altri luoghi dove si svolgono altre azioni. Perché? Perché tutto il teatro greco deve tenere presente e deve rispettare le tre unità di tempo, di luogo e di azione. Quindi toccherà al messaggero, evidentemente, raccontare quello che è successo a Salamina e la sconfitta dei nemici. Questo però inserimento di un racconto epico, perché così è, lo sentirete dalle voci di Elena e di Jacopo, l'inserimento, dicevo, di un racconto epico in un contesto drammatico, è chiaro che ha un fortissimo impatto sugli spettatori, perché dobbiamo pensare che nel 472 molti dei presenti hanno combattuto a Salamina. Quindi evidentemente per loro a questo punto è come rivedere in un certo senso un film. Il messaggero ex abrupto comunica la notizia, dice appunto tutto il fiore dell'Asia è perduto. Mucchi di cadaveri ricoprono le rive, addirittura trascinati nei loro mantelli, con allusione evidentemente alle vesti sontuose dei persiani, no? Alla loro ricchezza, ma che in questo momento sono soltanto un ingombro che impedisce loro di salvarsi, e così annegano anche più facilmente. Nel lungo monologo il messaggero poi riferisce il racconto del finto disertore, cioè un finto disertore inviato dai greci ai persiani. È un dato storico, perché poi ne parlerà anche Erodoto, che è il grande storico delle guerre persiane.
il disertore, il finto disertore, afferma che i greci hanno intenzione di fuggire furtivamente durante la notte attraverso lo stretto che separa l'isola di Salamina dalla costa dell'Attica. Serse non comprende l'inganno e quindi ordina agli ammiragli di disporre su tre file le navi e impedire qualsiasi via di uscita ai greci. Ma quando il sole appare, echeggiano grida di incitamento. Al suono della tromba risponde l'eco dello scoglio e un ritmo incalzante del battito dei remi. E la luce del giorno apre un sipario sulla distesa del mare e rivela lo schieramento di tutte le navi greche uscite all'aperto, che costringono i persiani a entrare dentro gli stretti, dove saranno accerchiate e entreranno in collisione fra di loro in un caos totale. Il nunzio ricorda la mattanza che continua per l'intera giornata. E l'immagine dei tonni, dei nemici che sono arpionati come dei tonni, esprime sì il disordine, il disastro, ma contemporaneamente ritorna il leitmotiv della rete, no? Di quella rete dalle cui maglie non si può uscire. La conclusione poi, dice il poeta, lo scempio continua finché l'occhio pietoso della notte vi pose fine. E questa conclusione, per quelle strane similitudini che a volte la poesia suggerisse, ricorda un altro celebre naufragio, quello di Ulisse nel 26esimo canto dell'Inferno, che racconta il folle volo suo e dei compagni e finisce con queste parole: in fin che il mar fu sopra noi rinchiuso, in fin che il mar fu sopra lor rinchiuso. E la notte passava, ma l'armata degli Elleni in nessun punto si disponeva a un'uscita nascosta. Quando poi il giorno, recato dai bianchi cavalli, vita splendente, si diffondeva su tutta la terra, in primo luogo, con fragore, da parte degli Elleni, riecheggiò un grido acuto in forma di canto. L'eco vi rispose sonoro da rupe isolana e spavento era in tutti i barbari delusi nell'attesa. Infatti, non come se fuggissero gli Elleni, allora intonavano il sacro Peana, ma muovendo a battaglia con ardito coraggio. Al suo squillo la tromba tutti quei luoghi infiammava. Subito, al battere ritmato di remo sonante, percossero a un comando il flutto profondo. D'un tratto tutti erano una chiara visione. L'ala destra dapprima muoveva bene disposta in ordine, quindi il grosso della flotta avanzava ed era possibile al contempo udire un alto grido: «Oh figli degli Elleni, andate, liberate la patria, liberate i figli, le spose, le sedi degli dei patri e le tombe degli antenati, ora per il tutto è la lotta!» Da parte nostra rispondeva un fragore di lingua persiana. Non era più il momento di indugiare. All'improvviso, nave contro nave urtò i rostri di bronzo, diede inizio all'assalto una nave ellenica e infranse tutti gli aplustri di una nave fenicia. Poi ciascuno drizzava il legno contro altri. L'afflusso dell'armata persiana in un primo tempo resisteva, ma come la massa di navi si riunì nello stretto, nessun soccorso reciproco era possibile. Essi si colpivano da sé con i rostri bocche di bronzo, spezzavano tutto l'ordine dei remi e le navi elleniche accortamente all'intorno ci colpivano.
colpivano, le chiglie delle navi erano capovolte, non era più possibile vedere il mare colmo di relitti e di strage d'uomini. Su promontori e scogli era una massa di morti. In fuga e in disordine remavano tutte le navi, quante erano rimaste della spedizione barbara. Gli elleni, come se fossero tonni o una retata di pesci, li colpivano e li facevano a pezzi con frammenti di remi e con resti di rottami. Un lamento unito a gemiti avvolgeva la distesa marina fino a quando il nero occhio della notte vi pose termine. La strage è una fine, ci saranno ancora delle sofferenze per l'esercito persiano. Viene ricordato per esempio l'episodio di Psitalia, anche questo è sicuramente un episodio storico. Sostanzialmente quello che rimane, insomma, dei persiani, quei pochi che si sono salvati, si rifugiano su un isolotto vicino a Salamina cercando riparo, ma in realtà trovano i greci che li aspettano e li massacrano. E ancora dopo l'esercito si ritira per via di terra e per via di mare, per via di terra, praticamente procedendo a ritroso, no, rispetto all'avanzata. Ma questa volta non trovano più popolazioni disposte a dare loro terra e acqua, come chiedevano i persiani. Sono degli sconfitti e quindi vengono abbandonati alla loro sorte. E questa disastrosa ritirata costituisce un po' un archetipo delle memorabili ritirate anche del romanzo europeo. Però mettiamoci dalla parte dei greci che assistono. Gli spettatori sono di fronte, appunto, dicevamo, ai pericoli scampati e acquistano la coscienza del male che sovrasta gli uomini proprio nel momento in cui raggiungono, credono di essere all'apice della fortuna. Il pathos si consuma sul dolore dei vinti e sulla amara coscienza della impotenza. Ma il messaggio di Eschilo è un monito che non è rivolto solo agli sconfitti perché non tentino più un'altra volta di intraprendere una spedizione così temeraria, ma è rivolto anche alla città di Atene. Nel 472 Atene si prepara a diventare una grande potenza e a scontrarsi inevitabilmente con l'altra città egemone, Sparta. Accadrà alcuni decenni dopo, certo, ma intanto Atene si sta preparando, soprattutto dopo la confederazione di Delo, una confederazione nata subito dopo Salamina nel 479, nata all'inizio una confederazione di città e di isole, nata con scopi difensivi, ma che sempre più diventerà uno strumento offensivo con la supremazia della città di Atene. Circa 50 anni dopo, durante la guerra del Peloponneso, anche Atene porterà la guerra al di là del mare, in Sicilia, contro Siracusa, e verrà sconfitta, prima militarmente e poi politicamente. Perché con la fine della guerra del Peloponneso finisse anche quello straordinario laboratorio, diciamo, di democrazia che era stato appunto l'istituto democratico di Atene nel V secolo. Continuerà Atene ad essere un faro di civiltà, certo, ma quella democrazia non ritornerà più come prima.
Dopo il racconto del messaggero, si insinua nell'animo della regina e del coro il timore della destabilizzazione dell'impero stesso, della perdita della legittimità del potere presso quelle popolazioni che potranno non accettare più la sudditanza, che saranno renitenti ad obbedire al grande re. Quindi Atossa e il coro si recano al tumulo di Dario e chiedono agli dei inferi di lasciare uscire dall'oltretomba il re dal divino consiglio. Cioè vogliono sentire da lui quella parola che sola può costituire, difendere e ricostituire l'equilibrio all'interno dell'impero stesso. L'irrompere della morte nella vita quotidiana, attraverso la presenza evidentemente del prodigio, del soprannaturale, è un topos sicuramente di tutta l'epica omerica. E penso che tutti ricordiamo l'undicesimo canto dell'Odissea, quando Odisseo evoca le anime degli eroi morti nella guerra di Troia ed incontra la madre. Ma le anime non comunicano, non parlano. O per meglio dire, solo dopo aver bevuto il sangue delle vittime sacrificali e quindi di essersi riappropriate di una funzione vitale, possono parlare, ma le loro parole sono limitate a ricordare le sofferenze e la tragica morte. Rispetto a questa visione, l'epifania invece del re Dario non ha nulla di orifico, anzi è preceduta da una serie di riti e di libagioni, offerte quindi, quelle offerte, quei riti che permettono la comunicazione tra i vivi e i morti, offerte che sono però costituite da elementi puri, da elementi naturali, incontaminati, come l'acqua, il miele, il latte e il succo d'uva. Il re è chiamato Pater, padre, e sembra conservare la sua indiscussa autorità anche nell'oltretomba, dove, dice il poeta, gli dei ctoni sono più facili a prendere che a lasciare. L'apparizione di Dario evidentemente sconvolge il coro, che di fronte al gran re non ha neanche il coraggio di interloquire, di parlare, e quindi sarà la regina a dialogare con il Dario. Dario non conosce gli eventi, in questo c'è una certa analogia tra le anime dell'undicesimo dell'Odissea, solo in questo, non conosce gli eventi, ma quando è reso consapevole della disfatta, allora risponde con queste parole. Rapido giunse il compiersi degli oracoli. Zeus ha fatto cadere su mio figlio l'esito dei vaticini. Ma quando uno di per sé lo affretta, il Dio lo asseconda. Dunque era inscritto nel destino il declino dell'impero, ma quando un mortale affretta il destino, un Dio lo aiuta. L'agire dell'uomo è segnato dal fato. Era dunque predetto dagli oracoli che l'impero, proprio per la sua vastità, implodesse su se stesso. La caduta era inscritta in quella grandezza, in quella opulenza tante volte evocata e temuta, ma in tale disegno deterministico si inserisse la responsabilità umana. Dario si fa giudice del figlio. Dario, diciamo, una funzione risolutiva ed etica nell'economia di tutto il dramma. La colpa di Serse, che è precipitato sempre più in basso
per il suo delirio di onnipotenza, si articola in due momenti. Amartia, che in greco vuol dire sbaglio, errore, no? L'amartia in cosa consiste? E consiste nel fatto di aver coinvolto tutta l'Asia in questa spedizione temeraria, in questa guerra. Tutte le altre azioni sono quasi ineluttabili, sono la conseguenza diretta di quel primo atto. È la dea Ate, la dea dell'accecamento, no? Che impedisce e rende incapaci di distinguere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto. Ma l'incapacità di capire e di discernere quello che attanaglia la mente di Serse, che non capisce l'inganno dei greci, non capisce l'inganno del gettore, va incontro all'agguato di Psitalia, eccetera, si presenta come un deficit appunto di conoscenza. Però per i greci la razionalità non è mai disgiunta dall'etica. Ricordiamo le parole di Socrate: il male deriva dall'ignoranza, il male non è mandato dagli dèi, no, ma è deriva dall'ignoranza. Fermiamoci ancora un momento all'anno della rappresentazione, il 472. È stato detto che la vera materia della tragedia è il pensiero giuridico nel pieno travaglio della sua elaborazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo la vittoria dei greci a Salamina, quel processo di democratizzazione della polis, che è ancora in fieri, segna il passaggio da una società fondata ancora su un'organizzazione familiare, sui gene, no? Su queste famiglie potenti, a una invece struttura sociale in cui che non è più ancorata a vecchie norme consuetudinarie che si trasmettono oralmente di generazione in generazione, ma piuttosto a un sistema coerente di leggi che noi possiamo chiamare diritto positivo, diritto laico. In tutte le sue tragedie, Eschilo mette in scena, attraverso la mediazione del mito, da quali primordi la polis è partita per costituirsi come città-stato, ma nel rispetto dell'isonomia, cioè dell'uguaglianza l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Nel teatro si colgono spesso queste antitesi, no? Questi conflitti tra le tradizioni mitiche, dove sono ancora le potenze divine che determinano le sorti umane, e i primi afflati di libero arbitrio. Cioè il riconoscimento di quella responsabilità, di quella libertà di scelta che sola può determinare evidentemente pene, punizioni o anche assoluzioni secondo giustizia. Ecco il dialogo tra la regina e Dario, sempre con le voci di Jacopo ed Elena. Oh tu, che superati in felicità tutti i mortali, con sorte propizia, fin quando vedesti i raggi del sole, invidiato dai persiani, come hai trascorso, simile a un dio, una vita beata. Ora ti invidio, morto prima di aver visto un baratro di mali. Ascolterai, o Dario, tutto un discorso in un breve spazio di tempo. Per dirlo in una parola, la potenza dei persiani è stata distrutta. In quale modo? Un flagello di peste ha colpito la città, una discordia interna? No, ma l'intero esercito è stato annientato vicino ad Atene. Di quale dei miei figli era al comando dell'esercito? Serse impetuoso, che ha svuotato tutto
tutta la distesa del continente. Per terra o per mare l'infelice compì questo folle tentativo? Per entrambe le vie. Duplice fronte avevano le due armate. Ma come poté tanta forza di terra compiere la traversata? Ha aggiogato con artifizi lo stretto di Elle per avere un passaggio. Realmente giunse al punto di rinchiudere il grande Bosforo. È così, ma forse un demone ebbe parte nel disegno. Lo ha colpito un gran demone, per cui egli non pensava saggiamente. Sì, è possibile vedere l'esito. Quanto male egli fece. E qual sorte ebbero i nostri, che così voi piangete? Battuta, la flotta ha causato la perdita dell'esercito. Così, un popolo intero è stato completamente distrutto dalla lancia. Di conseguenza, tutta la città di Susa piange un vuoto di uomini. Esercito, fedele sostegno e aiuto. Il popolo dei Battri, annientato, è perito. Non ci saranno più vecchi. Infelice, quale giovinezza di alleati ha perduto? Dicono Serse solo e derelitto, con pochi uomini. Come e dove è finito? Esiste una speranza di salvezza? Ha raggiunto felicemente il ponte, unico giogo a due terre. E si è posto in salvo sul continente, questo è certo? Sì, questa notizia si impone con chiarezza, non vi è dissenso. Rapido giunse il compiersi degli oracoli. Zeus ha fatto cadere su mio figlio l'esito dei vaticini. Io mi illudevo che gli dèi li avrebbero realizzati in ampio arco di tempo, ma quando uno di per sé si affretta, anche il Dio lo asseconda. Ora sembra che una fonte di mali si sia aperta a tutti gli amici. Mio figlio, senza comprendere, realizzò questi piani con audacia giovanile. Lui, che ha sperato di trattenere in catene come uno schiavo la corrente del sacro Ellesponto, il Bosforo corrente divina, e stravolgeva un passaggio e avvoltolo in ceppi battuti a martello, spianò un ampio cammino a un grande esercito. Pur essendo mortale, credeva stoltamente che gli dèi tutti, anzi Posidone, avrebbe dominato. Come non scorgere in questo un male dell'animo che teneva mio figlio? Temo che la mia immensa fatica di ricchezza sia fra gli uomini razzia del primo venuto. Frequentando uomini malvagi, questo apprende, Serse impetuoso. Dicono che tu, grande ricchezza, ai figli recasti con la lancia, mentre lui, pavido, in casa brandiva la lancia e in nulla accresceva il bene paterno. Udendo sovente tali insulti di uomini indegni, decise questa spedizione e guerra contro l'Ellade. Avete sentito dalle ultime parole di Elena che la regina rivela a Dario che il figlio, per emulazione con il padre, ha conteso il primato di Dario. C'erano troppe chiacchiere a palazzo, si vociferava, si facevano confronti tra il conquistatore Dario e l'imbelle Serse. E Serse, ossessionato dal modello opprimente del padre, e con l'impresa vuole riscattare la sua inferiorità. Il dramma quindi sembra assumere anche i connotati di una tragedia di famiglia e mette a nudo due psicologie. Da una parte
l'autorità di Dario, che ha reso grande l'impero fino alla massima espansione, ed è chiamato dal coro sempre re dal divino consiglio, quindi quasi interprete di Zeus, mentre invece Serse ha compromesso la stessa autorità regale e ha trascinato nella disfatta tutto l'esercito, ma tutta l'Asia. Infatti ha svuotato l'Asia della sua forza. Però entrambi sono molto concentrati sulla dialettica del potere, entrambi sono imprigionati da questa logica del potere. Un poeta forse vuole dirci qualcos'altro con queste ultime parole che avete sentito. Forse siamo noi che legittimamente possiamo aggiungere una nostra domanda, una nostra riflessione. Ma fino a che punto le nostre scelte sono libere? Se ci sono dei condizionamenti, se l'ambiente familiare, il contesto sociale in un certo qual modo determina il nostro operato, dove comincia, dove finisce la libertà? Possiamo sfuggire a quello che siamo? Mi piace molto a questo proposito citare un'espressione della protagonista di Lezioni, che è l'ultimo romanzo dello scrittore inglese Ian McEwan. La protagonista, rivolgendosi al suo compagno, dice a un certo punto: la vita e le circostanze in cui viviamo ci programmano il cervello, cioè ci programmano le azioni. Però, pur vivendo le medesime situazioni, gli stessi condizionamenti, le stesse circostanze, non siamo tutti uguali, non ci comportiamo tutti allo stesso modo e reagiamo in modo diverso. Serse è un re ed è figlio di un conquistatore. E Serse non è Amleto, non ha mai dubbi né su se stesso né sulla sua missione. Non quella che crede essere la sua missione. Non raggiunge consapevolezza nemmeno quando alla fine appare in scena stanco, lacero, con i vestiti a brandelli, sconfitto, senza esercito, ma maledice il destino, in contrasto con le parole del padre, maledice il destino e non ha la dignità di altri personaggi del teatro greco che, cercando la verità, acquistano coscienza del male e della propria insignificanza e diventano eroi laici, come Edipo. Edipo si è macchiato di misfatti indicibili, no? Parricidio, incesto, ma ha voluto fino in fondo cercare la verità e alla fine si autoesilia dalla città con quel gesto emblematico, no? Si acceca, che la vista è il primo segno di conoscenza, lui che credeva di essere figlio della fortuna, lui che aveva risolto l'enigma della Sfinge, ma non aveva risolto il suo enigma. Attraverso la ricerca, attraverso l'indagine, reso consapevole di essere lui stesso l'assassino di Laio e il figlio di Giocasta, abbandona la città, ma la salva. La salva perché impedisce il proseguire di quella pestilenza inviata da Apollo su Tebe, proprio come punizione, perché Tebe aveva evidentemente nutriva in sé l'assassino di Laio. Ecco, Edipo evidentemente è un personaggio
completamente opposto a Serse, di cui oggi abbiamo parlato. Ma il ritorno di Serse adesso lo reciterà Jacopo. Me sventurato ad essere incorso in questa sorte odiosa, affatto inattesa. Quanto crudelmente un demone si è abbattuto sulla stirpe persiana. Che sarà di me, infelice? Infatti mi si è sciolta la forza delle membra allo scorgere questa età veneranda dei cittadini. Se anche me, Zeus, insieme agli uomini partiti, un destino di morte avesse avvolto. Sovrano, il bell'esercito, l'alto decoro del dominio persiano, lo splendore di uomini falciati ora da un demone. Una terra geme i giovani suoi figli, trucidati da Serse, che ha colmato l'Ade di persiani. Infatti, molti eroi, fiore del paese, potenti nell'arco, una schiera foltissima di uomini, sono periti. La terra d'Asia, o re del paese, terribilmente, terribilmente giace piegata sulle ginocchia. Ecco, io sono da commiserare, sciagurato. Fui un male alla stirpe e alla patria terra. Emettete una voce che molto geme, senza tregua, tristo suono. Ecco, un demone si è rivoltato contro di me. Il coro esce di scena e anche noi. Grazie.